Ladies and gentlemen, Wing Foil campione. Campione Gunther. Hello. Hello. Wing Gunther. Wing Foil campione. Okay. The best in the world. What is this? What is this? What is this, Gunther? Ensis 62 limited edition in Okipa. European, un'intervista europea sulle prime impressioni, first Gunther impressions on the score 6.2, la score 6.2 in Garda Zee, Lake Garda, Lago di Garda, campione Italy. Allora, the first impression is... Wing Foil campione. Wing Foil campione. Wing Foil campione. And the first impression is... What is the sale coming from? Just, what's that? Ooh, you got a garage. The sale is offer. Sir Garage Sirmione. Sorgarage.com. Stefano Giusti. No, Santo Stefano da Lugana. Santo Stefano please, Lugana. Please. Please. Sponsor. Thank you for the sale, Santo Stefano. This is for you. Okay. Love you all. Okay. Okay, now this is okay. Keep pumping. Okay, let me see. Now, whoopla, è bionda. Allora, la prima impressione che ho avuto, cazzo, ho messo la 5.2, ho sbagliato. Nel senso che leggera rispetto okay. alla vecchia serie. Ok, so it's very light and you feel like it's like 1 meter less. Che l'ingombro sembra 1 metro di meno. L'ingombro sembra 1 metro di meno. Questa è la prima impressione. Seconda impressione, non ha grasso. Dov'è finito il grasso? La score era famosa per il grasso, non c'ha più grasso. Ok, so what we're saying is that it feels lighter than a 6.2. It feels like you have in a 5.2 in your hands. Ok, what is the pressure? Che pressione la metti? Io la metto 12 e mezzo, 13. Sti cazzi. Eh sì. 10-12. Guarda. Sti cazzi. In genere quando si stacca da solo la maniglia? In English is sti cazzi. Una valvola sola, one valve. No, aspetta, fermo. Quello è il deflate, ok. Inflate and deflate, quindi una valvola sola, non è a due, quindi vai 10-12. Questa è Okipa? Ok. Cosa costa questa vela di serie? Ma so che Stefano ti fa un buono sconto. Non lo so, cazzo di chiedi? E cominciamo a fare delle considerazioni, vediamo un attimino. Allora, la vela ha una valvola, one valve, inflate, ok, e deflate per fare prima. Pompiamo 10-12. 12-13. 12-13, vabbè, 10-12. No, così 10-13. Scoppiano e le cambiamo con una certa frequenza. Ok, no? Qui c'è il blocco. Delle camere classico. Allora in lì si dà la lunghezza chiusa, non è troppo lungo né troppo corto, quindi quando hai la vela in mano riesci a farla girare perché lì ci arriva al suo posto. Cazzo, è un casino, ecco. No, se lì fosse troppo corto ho fatto fatica, okay. Faccio fatica a farla girare. No, aspetta, fai fatica a farla girare, sei al pelo, va bene, altrimenti sarebbe troppo lungo, ti dà fastidio mentre vai, troppo corto non riesci a farla girare. Qua siamo nel pelo giusto, Ok, quindi lì ci hanno fatto un buon lavoro. Ok, leash lock, questa è una cosa intelligente perché alle volte lì scappano, quindi vieni a far vedere questo. Tu hai fatto le impressioni, però questo non l'hai spiegato. No. E dobbiamo far vedere le cose come stanno. Allora, questo si chiude e poi abbiamo un leash lock, quindi il leash alle volte quando lo prendi dentro, questo qua non si apre quando lo prendi dentro, o se d'inverno esci con la muta larga, ok, e te tu fai una cosa di questo genere e sei giusto al pelo qui, non ci arrivi, quella cosa lì capita, tu arrivi, sei al pelo qua, ok, riesci ad averla larga, però hai il leash lock. E questa è una cosa intelligente, la prima volta che la vedo su una wing ed è una cosa fatta bene, quindi buono. Poi la vela non ha la wing, non ha il maniglione come le
come le altre che sono quelle da freestyle, ma ha queste maniglie, ok? Di cui la posizione, adesso ce ne parla un attimo Gunther, questo è fatto tutto in tilt play trasparente. Qui c'è un buon profilo, ok, che va a smagrirsi completamente alla fine, e vediamo che la palomina è aperta verso gli edge, verso le, quindi è una vela per andare forte, però allo stesso tempo ha la portanza con un profilo importante nella parte anteriore. Questo significa che parte subito, ha un profilo stabile, scarica quando c'è l'aria e ha anche una buona andatura di bolina. Il fatto che li apra però abbia i tip lunghi significa che comunque tiene il vento quando il vento è di meno e ne tiene di più quando è forte, quindi il disegno è un disegno intelligente. Per il tipo di profilo la leading edge non è troppo grossa, ok? Ah, è di hook, eh? E quindi le cose sono disegnate, e non lo metto in dubbio, sono disegnate bene. La vedete anche da qua da sotto, vedi il profilo e l'apertura là in fondo. Se tu inquadri qui, vieni a vedere da là in fondo, vedi la vela che è aperta, il profilo verso il tip. Certo. Ok, quindi lì scarica l'aria, è già fatta, preformata per scaricare e anche disegnata per essere già aperta, quindi questo è positivo. Quindi andiamo per forza a concordare con le opinioni di Gunther, che ci dice che la vela è boliniera, veloce e leggera in mano. Questa striscia qui in mezzo è per piegarla. Avrebbero potuto farla tutta in tilt play, però questo tessuto si rovina a piegarlo, quindi il duck, lo spi in mezzo serve per piegare la vela, quindi una volta che uno la arrotola la piega in due e ci sta nella sua sacca. Allora, in mano è leggera, ok? Così lo mettiamo lì, effettivamente non sembra una 6-2. Allora, vogliamo un'opinione neutra. Perfetto. Senza leccare il culo. Perfetto. Ok? Allora, secco gnecco. Secco gnecco. Woody direbbe. Secco gnecco. Woody direbbe. Verso l'infinito ed oltre. È da usare, da provare. Rispetto alla vecchia scuola non ha niente di paragonabile, di sovrapponibile. È un'arma impropria. Ci vuole il portodami per comprare questa vela. Allora, questa vela bisogna meritarla, che sia chiaro, questa vela bisogna meritarla. Gunther, se non lo sapete, ci deve dare un'opinione neutra di questa vela. Perché è una vela neutra? No, non è una vela neutra, è lui che ci deve dare un'opinione neutra. Ok. Perché si pettini. Sei senza reggiseno stamattina, noi? Ho sbagliato gli estrogeni questo mese. Ok, allora, per Wing Foil campione in Garda Zivi, ok? Per i nostri amici di Wing Foil Chile, International. Germany, International, MAG, Wing Foil Mania, per tutti gli amici sparsi per l'Italia e per il mondo. Nistisino, porta, okay? Porta. Anche per Nistisino, Lovere, per Gre, ok? Per tutti quanti, per la Madunina, ok? Vogliamo sapere, non come va, ce ne frega un cazzo, vogliamo impressione. Sapere le tue impressioni. Ok, okay. Allora, la prima impressione è di avere in mano, di aver sbagliato misura, te l'ho detto. Ho dovuto guardare se era la 6.2 perché pensavo di aver gonfiato la 5.2. Quindi molto più leggera, molto equilibrata. Molto più leggera di cosa? Molto più leggera rispetto alla 6.2, alla score precedente, alla 6.2 precedente. Che era una vela completamente diversa. Che era una vela diversa, non ha nulla di sovrapponibile, nulla. Seconda impressione. Bolina di più o di meno? Bolina, secondo me, un 30% in più e un'impressione molto, molto personale, molto soggettiva. La sento più windsurfistica. Vabbè, allora passiamo dal fatto che questa ha le maniglie rigide e l'altra. La sento, e l'altra come non ce posizione. L'ha. Non, okay. Cioè, non devo andare a catturare il vento e a cercare il grasso come dovevo fare con l'altra. Ma questa la devo solamente mettere in posizione, tenerla stretta, tenerla in posizione e fa tutto lei. Questa
ha già del grasso preformato molto stabile, l'altra non ce l'ha, l'altra si deve gonfiare. Devo continuamente andarlo a cercare. L'altra si deve gonfiare, esatto. Questa ha già il profilo così. Esatto. Allora, se questa è così rispetto all'altra, è più rigida, giusto? Quindi ti dà l'impressione di essere più piccola, perché forse all'inizio se non si riempie la senti un po' che si muove. Senti che non devi dare... No, una domanda specifica. Non è in pratica... Allora, hai presente quando vai con una wing più, certo, piccola, che la senti un po' più nervosa perché si deve riempire, deve essere piena del vento? Non la sento nervosa, mi manca quel... non sento quel pieno che poi lo sentivo come forza nelle braccia. Ok, ma questo probabilmente dipende dal fatto che qua è aperta, di valumina scarica ed è già, esatto, preformata. Vedi che qua è grassa, quindi non è più magra. Non sento nelle braccia questo, quella si apre qua. Non mi tira. E quindi aumenta la raffica, lei accelera. Devo ma... solo mantenerla in posizione, io devo tenerla ferma in posizione. E non ti porta via. Fa tutto lei. Perfetto, non ti porta in catapulta? Zero, fa tutto lei. Okay. Fa tutto lei. Quando vai di lasco come va? Lasco. Di bolina vai, di lasco? Ferma. Ferma nel senso che ferma, non va, stabile, o ferma, nel senso ferma che stabile. Stabile. La apri un po' e lei va. Tam, la metti in posizione. È una vela che va tenuta in posizione, fa tutto lei, non devi fare niente, non devi andare, okay, a secondarla. Perfetto, perfetto, dimmi una cosa. Questo hai messo il trapezio. Io ho messo il trapezio, okay, per vari motivi. Lascia stare, ma che trapezio è un po'. Esatto. Numero 41. Questo per me sarebbe un po' corto, ma allora questo trapezio ti trovi giusto con la posizione qua nel mezzo? Allora, io adesso l'ho provata poco e così è un buon compromesso probabilmente. Non ho ancora registrato. Insomma, non hai ancora trovato la posizione ideale. No, perché adesso io provavo a portare indietro questa e se riuscivo, quindi aprire un po' e portare questa in valore, questa devi allungarla. L'avrei messo qua. Ah, ok. Sì, vabbè, questo qua. Questo qui vuol dire che devi portare questo indietro, sì, normale, trovare, perché probabilmente, sì, il centro, vedi come a mano che aumenta il vento si sposta. Esatto. Ok. Direi bene, mi manca una cosa. L'hai usata abbastanza per virare, strambare, sì, e saltare. Sì. Okay. Avremo anche video e foto di qualche manovrina. E, ecco, io non immaginavo anche in manovra, veramente, veramente bella. Ti trovi bene? Molto bene, molto bene.